Giovanni Sanna, patron di questo burrone che riconquista la Serie D. Abbiamo fatto il conto, 10 mesi di partite ufficiali, questa di oggi era la 50ª, però poi il traguardo che vi eravate prefissati l'avete tagliato. Il burrone ritorna in Serie D. Ci siamo riusciti, abbiamo avuto un momento di preoccupazione, però alla fine insomma la squadra ha meritato di andare in Serie D. Il campionato è stato lunghissimo, sofferto, il lateral ce l'ha vinto. Auguri a loro, ma insomma anche noi siamo contenti del risultato. C'erano delle incertezze in questi playoff, perché? Perché arrivavate dopo 42 giorni in cui la squadra aveva fatto una sola gara ufficiale, la Supercoppa, e quindi non si sapeva come poteva reagire al cospetto di altre squadre che magari avevano finito il campionato due settimane prima. Ma l'analisi è giusta, infatti erano molto preoccupati perché il periodo dalla fine del campionato all'inizio dei playoff il tempo era molto lungo, però la squadra ha reagito bene, ha dimostrato di essere una grande squadra sia di giocatori che come uomini, e alla fine il risultato mi sembra più che giusto. Poi i ragazzi dicono che il gruppo si è cementato proprio in quella fase, c'è stato un qualcosa di particolare, avete organizzato un qualcosa di particolare o il fatto che stessero più a contatto sempre per più giorni a facilità? Ma guarda, il fatto è questo, che il campionato l'abbiamo perso per pochi punti dopo veramente tante partite sofferte. È normale che speravamo che di vincere il campionato. Non è arrivato, la squadra ha capito, ha reagito, si sono meglio coesi e alla fine la Serie D è arrivata. Poteva arrivare con 4 vittorie su 4 gare, in ogni caso Cerbone c'era l'altra volta quando aveva sfatato il tabù di queste finali, perché poi Budoni dal 2005 al 2007 le perdeva. Invece adesso si torna in Serie D e si arricchisce questa pattuglia di squadre sarde. Ma è una grande situazione, Budoni merita il palcoscenico della Serie D, lo meritano i tifosi, lo meritano la dirigenza, lo merita l'amministrazione comunale, lo merita il paese. Noi ci adopereremo già da domani per creare una squadra che possa salvarsi bene in Serie D, punteremo molto sui giovani e rilanceremo il settore giovanile. Ecco, questo programma tra l'altro lo dovete fare da domani mattina, perché poi la Serie D impone neanche un mese di dover iniziare tutto. No, noi già da domani iniziamo a pensare al prossimo anno, oggi una giornata di riposo, ma domani siamo già in... Possiamo strappare in anteprima la conferma di Cerbone? Penso di sì, valuteremo se lui è disponibile, ma da parte nostra c'è tutto l'impegno. Si dice sempre bisogna sedersi a tavolino, no? Poi credo Raffaele è un uomo a società, ha dimostrato anche quest'anno di essere un grande allenatore. Sicuramente sono convinto di questo, che lui meriti altri palcoscenici. Se non avrà altre richieste dall'alto, spero che rimanga a Bologna. La squadra per questo trionfo avrà un premio in più o dovevano pagare i giocatori al patron perché non hanno vinto il campionato? No, non ho capito la domanda. Ho detto per questo traguardo ai playoff, la squadra deve prendere qualche premio o era la squadra che no, deve... No, non l'ho capito ancora. Quindi abbiamo capito la risposta con questa... Allora, io procedo invece a quella successiva e vado a vedere che lì a fianco c'è una bella Coppa, una Coppa Italia, che poteva essere un'altra strada per andare in Serie D, ma forse è stato meglio abbandonarla subito. È stata una vittoria di cui siamo stati felici, siamo felici, ma probabilmente ci stava facendo perdere di vista il nostro obiettivo, che era arrivare in Serie D attraverso le logiche del campionato, dei playoff. Probabilmente essere uscito dalla Coppa Italia ci ha dato uno slancio. Il Budoni fino a un anno e mezzo fa stava rischiando anche di perdere la categoria dell'eccellenza, poi ci giungeva la notizia, torna il patron Giovanni Sanna, quando c'è lui si fanno le cose in grande. L'anno scorso avete cercato di agguantare un playoff difficilissimo, quest'anno avete programmato la Serie D, è arrivata con la terza strada, ma non per questo meno importante. Ma sono tornato io, ma è tornata la società, è tornato l'entusiasmo. Non è solo merito mio, è merito di tutti, e l'ho detto prima, merito di tutti i dirigenti dal primo all'ultimo, merito dei tifosi, merito dei giocatori che chiaramente hanno dato tutto, e merito anche dell'amministrazione comunale che obiettivamente ci ha sostenuto e ha dato una mano. Ecco, tra appunto i meriti citiamo quelli dei tifosi, oggi arrivati a Budoni a riempire il comunale, e a fine partita per loro c'è stato un pallone che ha calciato il patron verso la tribuna. Beh, almeno un pallone lo abbiamo dato, visto che lo spettacolo non è stato... Oggi i tifosi hanno risposto benissimo, penso c'erano oltre 1500 persone,
però insomma veramente bellissimo vedere un pubblico del genere. Siccome la Serie D è difficilissima, voi lo sapete, adesso oggi però vi dedicate alla festa, l'avete iniziata al triplice fischio, la state proseguendo, io inquadro un po' lì, c'è il terzo tempo, magnifico, e poi andrete in paese, credo. Sì, andiamo in paese, su invito del sindaco, festeggeremo un po' in piazza, poi i giocatori continueranno a festeggiare fino a domani, ma io da stasera penso di fare già una riunione preattiva per pianificare la Serie D. Non abbiamo tempo da perdere. Io comunque a nome di Diario Sportivo faccio i complimenti a Budoni, al patron Sanna, alla squadra, ai tifosi, alla dirigenza, tutto quanto, perché comunque arricchite la pattuglia delle squadre di Serie D, che si stava un po' assottigliando, diventate 5, tutte agguerrite, tutte pronte a dar battaglia con grandi piazze, perché l'abbiamo visto l'ultimo campionato, Casertana, Sorrento, Pagani, quindi bisogna essere all'altezza. Ma intanto grazie anche a voi per l'informazione che date sullo sport, perché siete sempre puntuali e precisi, vi fa onore e merito. Noi il campionato di Serie D lo affronteremo con tutte le giuste attenzioni, non avendo paura però di nessuno. Ci giocheremo la partita per partita, punteremo a salvarci, speriamo che tutte le strade si salvino e che sia un campionato di Serie D insomma, di livello alto. Grazie ancora e complimenti tantissimi, in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie a voi, grazie di cuore, grazie a tutti.